Il libro Maldi presenta ancora un altro esempio, stavolta con 100 molecole. Stavolta i macrostati sono 101, sono sempre uno in più del numero delle particelle, e la loro molteplicità è data da questa linea rossa. Quindi vi è un enorme numero di microstati equiprobabili che realizzano 100 macrostati diversi. Vediamo che le molteplicità sono numeri enormi, siamo all'ordine di 10 alla 28, 10 alla 29. Ho svolto i calcoli in questo file Excel. Questi sono i vari macrostati e questo è il numero delle particelle. Con 100 particelle si possono avere 101 macrostati. Ho indicato con la lettera K il numero delle particelle nella metà sinistra del contenitore e naturalmente il numero complementare n-k è il numero delle particelle nella metà destra. Poi la molteplicità di ciascuno di questi macrostati è data dal numero di combinazioni che si possono avere per scegliere, per disporre k particelle a sinistra e n-k particelle a destra. Per esempio, il macrostato 1090 ha una molteplicità che è data dal numero delle combinazioni nk, che vuol dire da un totale di 100 particelle estrarne 10 in modo casuale, quindi un gruppetto di 10 particelle su 100. Sono le 10 particelle che dobbiamo poi piazzare a sinistra del contenitore. Come si calcolano queste combinazioni? Con i coefficienti binomiali. N sopra k è n fattoriale diviso k fattoriale per n meno k fattoriale, tutti e due al denominatore. Nel caso del macrostato 1090, quindi dobbiamo prima calcolare il fattoriale delle 100 particelle, cioè 100 fattoriali, 100 per 99, per 98, fino a 1. Poi dobbiamo calcolare k fattoriale, che in questo caso è 10 fattoriale, quindi 10, 9, 8 fino a 1, e poi n-k fattoriale, n-k è 90. Sono le particelle a destra, quindi 90 fattoriale, 90, 89, 88 fino a 1. E dobbiamo quindi poi dividere questo n fattoriale diviso il prodotto di k fattoriale per n meno k fattoriale. Il risultato è indicato qua, in questo caso 1,7 per 10 alla 13 modi diversi, microstati diversi per realizzare il macrostato 1090. Vediamo come il 1090 è ancora un macrostato abbastanza ordinato. Andando avanti si va verso il 50-50, che sarà il più disordinato di tutti, e la molteplicità cresce, cioè crescono i microstati associati allo stesso macrostato. Per esempio, il 2080 è più disordinato del 1090 e infatti può essere realizzato in più modi, 5,4 per 10 alla 20 microstati diversi, mentre invece il 1090 aveva 1,7 per 10 alla 13. Quindi la molteplicità cresce con diciamo, il grado di disordine del macrostato considerato. Al contrario, se noi andiamo al primo macrostato 0,100, questo è il più ordinato di tutti e si può realizzare infatti in un modo solo. Vediamo infatti 1 per 10 alla 0. E come sappiamo anche il macrostato successivo 1,99 si può realizzare in 100 modi, perché posso scegliere in 100 modi diversi la particella che rimane da sola. Poi il macrostato successivo 2,98 si può realizzare in 5.000 modi, il 3,97 in 160.000 modi circa, il 4,96 in circa 3,9 milioni e così via. Questi, abbiamo detto, sono i valori della molteplicità, il numero di microstati corrispondenti a uno stesso macrostato. Qui ho sbagliato.